Ma ciao a tutti e bentornati qui su Apple Caffè, come state? Questo video stavolta non è per recensire un'app o fare qualche comunicato speciale, in realtà vorrei darvi una semplicissima dritta per rispondere finalmente a una domanda che mi viene fatta molto spesso tra le varie nostre fonti di comunicazione, cioè Facebook, Twitter, YouTube, eccetera. E cioè, c'è un modo per liberare la RAM del mio iPhone o iPad quando lo vedo troppo rallentato o le applicazioni si chiudono inaspettatamente o crashano, eccetera eccetera? Ora, di solito a questa domanda sono in molti a rispondere o no, perché non c'è un comando, per esempio nelle impostazioni del dispositivo, dove di solito si trovano tutti questi generi di comandi, non c'è un comando che vi dice libera la RAM dell'iPhone e quindi si usa ritenere che non si possa fare. Oppure altra modalità di risposta che viene spesso data a questa domanda è: vai semplicemente a chiudere tutte le app che attualmente hai aperto e vedrai che miglioreranno le prestazioni del tuo iPhone o iPad, eccetera. Su questo direi sì, posso trovarmi d'accordo anch'io. Sicuramente è utile andare a chiudere veramente le applicazioni. Se non sapete come si chiude veramente un'applicazione, tra poco ve lo faccio vedere. Ma in realtà c'è un altro metodo più diretto che vi risolve tutta la faccenda con maggior sicurezza e quindi sarete sicuri in quel momento di aver davvero liberato la RAM del vostro dispositivo. E piccola parentesi, per chi non sa che cosa significa liberare la RAM, significa semplicemente andare a liberare, per così dire, il processo di calcolo continuo che fa il vostro dispositivo per le varie operazioni in corso che possono essere compiute simultaneamente e a volte quindi possono ingolfare quello che è il cervello del vostro dispositivo. Quindi andiamo a vedere direttamente sull'iPhone ciò di cui vi sto parlando e vi accorgerete che è proprio più semplice a farsi che a dirsi. Innanzitutto, quello che dicevo prima, cioè chiudere bene le app, chiudere veramente ogni applicazione lasciata aperta, si effettua, almeno sugli iPhone che hanno ancora il tasto Home, facendo una doppia pressione sul tasto Home e poi lanciando verso l'alto le varie schermate delle varie applicazioni rimaste ancora aperte, perché, per chi non lo sapesse, quando voi per esempio su questa facciata di questa applicazione la chiudete premendo semplicemente il tasto Home, la state semplicemente mettendo in background, cioè sullo sfondo non visibile, ma non l'avete veramente chiusa. Per chiuderla, doppia pressione sul tasto Home e poi lanciate per aria verso l'alto le varie schermate delle app aperte. Guardate quante ce ne ho aperte io, poi mi lamento che... Allora, e questa è una cosa, ma quel metodo, quel sistema più completo e veloce di cui vi parlavo consiste in un'operazione più diretta, e cioè semplicemente premere il tasto di accensione e spegnimento del vostro iPhone, che dall'iPhone 7 in poi si trova lateralmente, invece gli iPhone precedenti ce l'hanno qui sopra, si tiene premuto fino a che non appare la schermata di spegnimento dell'iPhone. Ecco, a questo punto, anziché scorrere per spegnere, dovete semplicemente premere il tasto Home. Lo tenete premuto fino a che non ritorna la schermata Home con le vostre applicazioni, cioè la home screen. In questo momento, di conseguenza, avrete liberato la RAM del vostro dispositivo, che sarà più fluido e più reattivo a tutti i comandi che voi gli darete da questo momento. Spero che questa dritta vi possa essere utile, se è così ditelo con un pollice in su qui sotto al video di YouTube, e se non l'avete ancora fatto, vi vedo. Iscrivetevi gratuitamente a questo canale, tanto basta un clic qui sotto in fondo a destra sul loghetto di Apple Caffè, oppure dove vedete la scritta rossa iscriviti. Potete trovare le nostre notizie ogni giorno nel nostro blog all'indirizzo applecaffè.net, nella nostra pagina Facebook Apple Caffè, nel nostro account Twitter Apple Caffè, sempre con due F e senza accenti. E vi ricordo che abbiamo anche un account Instagram, si chiama Apple Caffè Official, e se volete potete seguirci anche lì. Grazie come sempre per la vostra partecipazione, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.